Senta una cosa ancora, di questo Giovanni lei ha detto anche che, di aver saputo da loro che aveva una caratteristica particolare, lo ricorda, una tendenza sessuale particolare? No, ma aveva detto che era finocchio. Gliel'hanno detto loro? Sì. Senta una cosa, le hanno detto se e come, in che modo aveva partecipato a questo omicidio, oltre a indicargli la coppia, se aveva partecipato in qualche modo, prima o dopo? Ma questo me l'hanno spiegato a me. Gli hanno detto se dopo l'omicidio erano andati da lui, con lui? Sì, a casa sua. Questa è la risposta. Questa è suggestiva. Si può contestare, perché la risposta gli ha dato. Allora faccia la contestazione. Allora, ha detto, non mi hanno detto nulla di questo fatto. Allora, come Brunestello, tira fuori la sua carta. Io lo so. Lei le persone dentro, se erano sdraiate, sedute, se avevano... Io l'ho visto dopo, quando gli ha aperto lo sportello, uno gli ha pregato un qua e uno là, adesso che cosa. Cioè erano coricati o seduti? No, uno gli ha portato così da una parte, verso lo sportello. E l'altro? Quando gli hanno aperto... E quell'altro vuoto quell'altro sportello là. Verso il dietro del furgone? No, dalla parte di là, della parte del volano. Dalla parte del furgone dove c'è il volano, ma sì. Dietro o sul posto di guida? No, dalla parte della guida. Dalla parte della guida, sì, ma dico, nel dietro del furgone o nel davanti del furgone? Nel davanti. Sento una cosa. E lei ha detto, vedeste questa panda celeste. Però noi siamo andati a Dannoia. Non siete andati a Dannoia. Forse noi siamo passati con la macchina, ci hanno visto... Ma voi siete andati, vi siete avvicinati a piedi? Ma io sapevo mia, allora se c'era questa macchina, io. Noi si andava così, e il fiume là. Vi e ci siamo fermati un po', lì fermi, e poi si è visto avete la macchina. Prego. Visto la macchina, però non siamo andati ad annoiare quelle persone lì. Avete visto che c'era un uomo e una donna dentro? Sì, anche se c'era non tanto distante si vedeva bene. Quanto distanti o vicini eravate? Ma dalla strada, lì, dalla strada non so quante c'è. Vicino. Ma eravate sulla strada o nei cespugli vicino? Perché lei ha detto che quando andò con Pucci Fernando, era un po' buio quella sera, ci fermammo a circa 2 o 3 metri vicino a dei cespugli sulla destra per guardare. È così? Sì, siamo stati un po' in mia canta a guardare. Ho capito. Sì, ma ora ha detto una cosa diversa. Ha detto che era con la no, macchina scusi, sulla strada. Avvocato, mi perdoni. Quindi lei gli contesta... E infatti, ha detto un attimo. No, scusi, è quello che sto facendo. Se me lo lascia contestare, io gli ho letto il verbale esattamente dicendo no. Ci fermammo a circa 2 o 3 metri vicino a lei. Gli ha suggerito una risposta diversa. La verità è questa: lei gli ha suggerito una risposta no, diversa. No, io gli ho fatto la contestazione dicendogli che gliela leggevo, avvocato, per cortesia. Come? Senta ancora una cosa, e lei poi sa se. Nei giorni successivi o in giorni diversi il Vanni e il Pacciani erano tornati da soli lì a Vicchio in quel posto? Questo... L'ha capito? Può... Gli ha fatto qualche discorso il Vanni o uno dei due in tal senso che c'erano andati insieme? Non mi ricordo, a me non so sicuro di dire... Al di là di qualcosa, essere no. Sicuro se è un fatto vero o meno, gli hanno raccontato così? Ma a dire la verità io... A me mi hanno detto se c'è andato o no. Lei ha avuto l'impressione che ci fossero andati? Ma l'impressione le ho un conto, come fa a dirlo? La certezza non ce l'ha. Ma da cosa lei ha detto nelle dichiarazioni rese il 4/3/96? Dice sulla circostanza, dunque Pacciani e Vanni si recarono effettivamente in tale luogo prima dell'omicidio. In effetti Vanni ammise di essere stato a Vicchio con Pietro Pacciani e di aver mangiato con lui nel locale denominato Casa del Prosciutto, che si trova nelle vicinanze della piazzola. Ricorda un discorso simile o è un'impressione? Beh, non mi ricordo. Allora, io le chiedo, lei ricorda, lei ha detto chi tagliò e che lì ha spiegato... con molti particolari. Io le chiedo, ricorda se il Vanni indossò qualcosa? Ma quella sera mi pare non avessi la spalla.
La sera dell'omicidio di Vicchio, lei ricorda se aveva lo spolverino? Io le contesto che lei dice che nella circostanza in ordine al delitto dell'84 Vanni tirò fuori dalla macchina del Pacciani uno spolverino di quelli che si mettono gli operai per non sporcarsi e durante il viaggio non aveva addosso. Era armato di un coltello che mi sembrò tipo da cucina, abbastanza lungo, con la lama piuttosto larga, ma a punta fine nella parte finale. Lei si confonde se era quella sera o se era in un altro episodio lo spolverino o ha detto cose che non ricorda? Ma in altre cose l'aveva scelto, ma quel giorno non sono sicuro se l'aveva. Le volte in cui l'aveva, quale sarebbe, secondo il suo ricordo? Perché? Sì, sì, ne ha altri due ricordi. In quale episodio le aveva? Perché al PM lei ha riferito... No. È contestazione. No. In quali altri occasioni aveva... Scusi, la domanda è questa. Scusi, avvocato, io sto contestando che ha detto che ce l'aveva nell'84. Ogni volta c'è una situazione, dottore, lei che viene questo modo. Non è possibile farlo così. Lei ha fatto così per tutta la durata dell'istruttoria. Lei ha fatto così in sede di indagini preliminari. Ve lo dimostrerò. Lei ha fatto così in sede di incidente probatorio. Avvocato, nessuno poteva sapere che aveva lo spolverino. Per cortesia. Avvocato, ma come faceva a sapere che aveva lo spolverino? Per cortesia. Basta un po' di intelligenza. Come faceva a saperlo, no? Che dice? Cosa può sapere uno? Ha fatto così nel corso delle indagini. Ma cosa sta dicendo? Lei ha fatto come può sapere che aveva lo spolverino? In questo modo, suggerendo le risposte a questa cosa vuole nel corso di tutte le indagini preliminari, e io ve lo dimostrerò punto per punto. Benissimo, lei ha fatto così anche in sede di incidente probatorio. Lei qui non lo può continuare a fare, ma io perché non la questione di dignità mia prima di tutto e di questi giudici. Avvocato, questo signore ha detto che a Vicchio Vanni non aveva indossato lo spolverino, così ha detto. E lei gli fa la contestazione. Avvocato, ma non cerca di farglielo dire a tutti i costi che lo spolverino ce l'aveva. Avvocato, non capisco perché si arrabbi. No, come no, ma scherza. Io non mi arrabbio, pubblico ministero. Sì, lei si arrabbia. Non mi arrabbio, non per cortesia, per cortesia, per cortesia, ora sarà mi arrabbio io. Orvia. Ecco. Perché non si può fare così. Allora, un pochettino io capisco la tensione. Ma qualcosa faccio anche lei. Il Lotti ha detto, poc'anzi ha detto, che quella sera non si ricorda se aveva lo spolverino, anzi l'ha escluso. Ha detto che non ce l'aveva. Benissimo. Non che non si ricorda, ha detto che non ce l'aveva. E non l'ho detto ora io. Oh, ma santo cielo. Allora si vede, ho sentito male. La registrata ha detto, anzi non anzi l'ha escluso. Anzi l'ha escluso, ha detto. Allora, poi parlo forte perché ho la voce grossa, potrei fare anche senza microfono. Allora, quella sera non c'aveva lo spolverino, bene? Con questo ha detto ora lei. Poi io voglio sapere dopo che uscì, dopo che uscì dalla tenda. Era vicina al bosco, l'ho preso qui per la gola, per qui, e poi vedi che aveva un coltello e cosa va davanti a me. Aveva un coltello? Intravisto un coltello. E lo colpì col coltello? Sì, diverso. Lo colpì al petto o al... Lei, qui davanti. Davanti. Lei questa scena da dove la vide? A che distanza si trovava? Io ero un po', insomma, non tanto, 4-5 metri. Lei era dietro loro? No, ero da una parte verso dei cespugli. Verso dei cespugli? Dei cespugli, dice il bosco. Ora poi abbiamo una cartina, gliela mostriamo. Pregherei, Presidente, che si desse atto che l'imputato, nel dire dove è stato colpito il giovane, ha fatto un gesto indicando il proprio petto, vero? Sì, qui davanti alla... Sì, io però, chiedo... Prendendo così, l'ho preso per così. Al petto. Sì o no? Sì. Senta, mi vuole descrivere un po' più precisamente, un po' più dettagliatamente i movimenti che fece il Pacciani quella sera del delitto dei due ragazzi tedeschi? Cioè, lei ha detto, iniziò a sparare dalla parte destra della macchina, poi cosa fece? Sì, aspetta un momento. Sì, perché io... Si parli pure con calma, non c'è problema. Scusi, signor Presidente, bene, io mi ero espresso un po' diverso da quello che avevo detto anche sull'ora, che avevo detto... che non era davanti allo di sportello avanti, sui di dietro. Come lo spolverino, vero? No. Come lo spolverino? Ci ha ripensato stanotte. Questo punto, avvocato, mi scusi, ma
Vorrei una domanda, se non può sfugge col tempo. Certo, prego. Posso inserirmi un attimo? Lei c'è stato da solo, cioè è stato con la Filippa, sì, con Fernando Pucci, e poi c'è stato col Vanni. Quando siete andati lì, avete visto sempre la stessa panda celeste o avete visto anche altre macchine? Ma io sono andato lì, era solito colore. Come? Celeste sempre, solito. Sempre la stessa macchina? Sempre. Poi lei c'è tornata un'altra volta per vedere da sopra se si vedeva la piazzetta. Allora c'era sempre la stessa macchina? Allora è rimasta sempre il solito colore. Sempre il celeste. Capito, però poteva aver visto una panda, non un'altra panda, una il colore, e il colore anche se siete di notte... C'è sempre la stessa macchina? Si vede un po' meno, però è sempre il colore quello. Lascia stare il colore. Ma è sempre lo stesso tipo di macchina. Lei è un guidatore, ha avuto tante macchine, sempre la stessa macchina. Io ho visto sempre la stessa macchina. Vabbè. E quando ha guardato all'alto? Quando ha guardato all'alto? L'ha vista la piazzola? No? Dall'alto non si vede perché è un po' distante. Si vede, si vede anche prima, sì. Bene. Non so. Senta, signor Lotti, poi lei... Dicevato? Di osservare che la sua osservazione era estremamente pertinente, mi stavo complimentando con lei Presidente, ma era una cosa mia. Cinque visite e cinque volte. Sì. Evidentemente questi poveri ragazzi erano molto innamorati e sfortunati. Lo so, purtroppo è così. Senti, notte, lei aveva un appuntamento? Sì, il giorno stesso la sera. Perché ora si ricorda? Sulle 11 la sera. E quando lei arrivò? Vanni e Pacciani erano... No, loro ti hanno posto lassù, poi ti hanno visto due invece uno solo, perché credeva fosse uno solo e basta. Scusa, a questo punto c'è una cosa, scusa, ma lei facendo un esame, mi pare del Fernando Pucci, è intervenuto spontaneamente per dire una cosa diversa, se lo ricorda? Come una cosa diversa? Ha detto Pucci la stessa cosa. Cosa intervenne dicendo che aveva un appuntamento per le 11, la stessa cosa sta dicendo ora. No, ho capito quella lì, però parlò del Pacciani, del Vani, da dove venivano. Lui dice c'era un bel apposto, erano lì. No, ma io dico la sera stessa, quest'ora, allora, spieghi meglio. Loro ti hanno già sul posto? No, mi spiego. Sul posto tu cosa intendi? Sul posto della piazzola. Cioè era già la piazzola? Sì. Già la e veniva verso di noi perché avevamo visto due persone invece una. Allora lui cominciò a arrabbiarsi così. Dal principio mi allontanai, dice, che fanno? Che ti sono armati, se dai paura, allora mi allontanavo un po' io. Non è che mi hanno allontanato proprio dalla strada. Allora lei, quando fu sentito il Pucci, lei disse una cosa diversa. Intervenne di sua iniziativa per dire questo. Mentre stavate fermi in macchina, lì appena si era arrivata all'imbocco della stradina, avete visto passare il Pacciani e il Vanni che salivano su. No, invece, Pucci confermò, confermò. No, ma io... Si accodò alla sua osservazione. È vero questo? No. Ora non dice una cosa diversa, erano già su. Io ho visto dentro una piazzola. Ma io ho detto quello che ho detto sempre. Come si spiegano queste cose? Prima una cosa, poi un'altra, così, no. Cose così diverse. Allora si è spiegato male lui, io no, questo lui ti è preciso. Si è spiegato male lei, perché è intervenuto lei a fare questa domanda, a fare questa osservazione. Mentre il Pucci parlava, lei ha detto che mentre eravate fermi nella macchina, lì, ancora sulla macchina, lì, sì, in bocca della stradina, sì, avete visto Pacciani e il Vanni che dalla strada, dalla nazionale, salivano verso la piazzola. Capito? Sì, lo so, ma io ho visto... questo ha detto lei, mica ho detto io. Senta, signor Lotti... lei ha riferito più volte che Pietro Pacciani e Mario Vanni le parlarono di una certa persona di Calenzano. Ecco, lei mi conferma che si espressero usando il nome Giovanni. Prego. Giovanni Facci. Voce. Giovanni Facci. Ecco, questo cognome chi glielo disse? Ma l'ho detto il nome e il cognome. Chi glielo disse questo cognome? Mario e Pietro. E allora le ricordo, signor Lotti, che lei all'incidente probatorio testualmente si è espressa in questi termini. Come si chiama, domanda il pubblico ministero, carte 88,
un certo Giovanni, mi pare Giovanni, però il cognome non lo so. Ora, cos'è successo dal maggio ad oggi per cui questo cognome che non sapeva adesso lo sa? Se me l'hanno detto loro lo saprò, so perché le volevo ancora ricordare, signor Lotti, che nel verbale del 26 aprile 1996 le fu esplicitamente rivolta questa domanda. Il cognome Faggi non mi dice nulla, a Calenzano conosco solo il dottore veterinario. Allora? Sì, quello che ho detto un nazi. Non è quello che ho detto un nazi. Perché? Perché di no. Ma come no? Perché se lei dice che il cognome Faggi glielo dissero il Vanni e il Pacciani, ma nell'aprile del 96, rispondendo agli inquirenti, dice che il cognome Faggi non le dice nulla, e quando nel maggio di quest'anno dice mi pare Giovanni, però il cognome non lo so, evidentemente la stessa cosa le non la dice. Comunque, signor Presidente, prendo atto della contraddizione, sì, e passiamo oltre. Allora, l'altra volta, quando ho sentito dal Ministero della Polizia chi è stato, è che lei disse che, suonando il nome Giovanni, che era uno di Calenzano, lei non sapeva chi era. Sì, Giovanni. Ora invece dice nome e cognome, Giovanni Faggi. Come è venuto fuori questo Faggi? Questo lo sapeva allora. Perché allora disse una cosa e ora dice un'altra? Capito? Perché mi aveva detto il nome e il cognome? Sì. E allora perché non l'ha detto anche allora il nome e il cognome? È che non mi era venuto un mezzo preciso. Perché non l'ha detto anche all'incidente probatorio? Appunto, perché non l'ha detto anche allora? Sì, io non ve l'ho detto. No, non l'ha detto l'altra volta. Vabbè. Senta, a proposito del lavoro, della professione di questo Giovanni, le fu riferito qualche cosa? Capito la domanda? Sì, sì, ho capito, ho capito. Vuoi rispondere per cortesia? Mi disse ho commerciato il rappresentante, non è preciso. E allora perché sempre di fronte al pubblico ministero, questa volta il 12 giugno del 96, lei specificamente rispose? Vanni e Pacciani mi dissero che il Giovanni, non Giovanni Faggi, lo conoscevano, che stava a casa, non mi dissero come l'avevano conosciuto, né che t'avesse né che mestiere facesse. Questa stessa risposta lei l'ha detta all'incidente probatorio. Nel 96. Mia, una precisione da parte mia. Io non so qual è l'atto che perché l'atto non ce l'ho. È verbale sì, va bene, però io no, la Corte non ha questi atti. Una contestazione. Allora, sì, sì, benissimo, però voglio dire, lui c'è stata una progressione nelle dichiarazioni. Sì, capito? Ma non è stata dall'inizio. Nel giugno del all'inizio lui si è posto sulla negativa, poi pian piano si è aperto. Quindi non lo so, non so cosa contesta lei. Ma cosa sarebbe la progressione, Presidente, rispetto a uno? Posso parlare io? Sì, sì, no, scusa. Grazie. Ma va bene, ma tutto il giorno. Molto discutibile. Al di là della progressione, signor Presidente, signora Corte, volevo far presente che si tratta di un verbale del 12 giugno 1996, e cioè a dire quando la cosiddetta collaborazione dei Sollotti era già, come dire, matura. No, non era maturata. Per cortesia, non ho interrotto nessuno, Presidente. Ma allora che mi fa parlare o no? Non lo so. Non solo questo, la domanda, ma volevo anche far presente che la stessa cosa che ho riferito per il cognome vale anche per il mestiere. Anche all'incidente rubatorio e del maggio di quest'anno ha rifinito di non sapere che mestiere facesse. Capito la domanda? Sì, ho capito. Lì ha detto che non sapeva che mestiere facesse questo Giovanni Faggi. Ma hanno detto questo rappresentante a cosa? È preciso, me l'hanno specificato. Va bene. Senta Lotti, si ricorda di quando la polizia al Vanni gli ha accosato tutta la casa, così ha detto lei, che cioè gli ha guardato tutto dentro casa, se lo ricorda che periodo era? Stavamo i primi tempi andavano a trovare Mario.
Quelli, insomma, della polizia. Sì. Ha un sopralluogo, come sai, non so come spiegarlo. No. Una, io, in per guardare la roba in casa? Sì, lei ha detto così. Gli hanno posato tutta la casa, insomma, gli hanno guardato tutto dentro casa. Mi dice. Una specie di perquisizione, io non so. Sì, bravo, qualcosa del genere. Non so se mi sono spiegato bene. Sì, sì, perfetto. Se lo ricorda qual era il periodo? Non le chiedo il giorno, le chiedo l'anno, le chiedo il periodo. Il periodo. Posso valutarlo? Lei ha avuto la perquisizione? Sì, ma è stato ultimamente. No, lei se la ricorda la perquisizione sua? Sì, sì. Ecco. Sì, me ne ricordo. Quando l'ha avuta questa perquisizione? Verso il 95. 95. Ecco, quella che dice l'avvocato. Non so, sarà stata è venuta prima o dopo la sua? No, prima, prima. Prima. Prima la sua. Prima quella del Vanni e poi quella sua. Ecco, già sappiamo la cosa. Perfetto, grazie Presidente. E all'incirca quanto tempo prima se lo ricorda? Beh, per io come fare a giudicarlo? E quello è il problema. Va. Per esempio, se lo posso aiutare, il Facciani era dentro o era fuori? Che periodo come fa a ricordarmi che bene? Per quello è peggio. No, perché a volte si ricorda la mattina. Si ricorda la mattina, ma non si ricorda l'anno, non si ricorda il periodo. Senta Lotti, parliamo dell'omicidio di Baccaiano. Sì. Quello del 1982. Ce l'ha presente? Ce l'ho presente, sì. Ecco. Allora, qual era il suo ruolo in quell'occasione? E le spiego perché le faccio questa domanda, che in realtà le è stata fatta da tutti prima di me. Perché lei, nelle sue dichiarazioni rese al pubblico ministero all'udienza del 27 novembre scorso, ha dichiarato che Vanni e Pacciani... No, lasciamole stare, facciamo rispondere al... Meglio, se mi risponde direttamente a me. Qual era il suo ruolo in quel caso? No, aveva un ruolo, può anche darsi. Il ruolo, il compito, che cosa doveva fare lì? No, di sta lì, come mi diceva loro. E sta lì, e così sta lì come un palo. No. Come un palo, per esempio. No, è caso. No, aspetta. Sta lì, cosa vuol dire stare lì? No, ma aveva detto, c'era detto, oh, sono così e così. Io dovevo stare lì fermo senza approvare da loro lì. Approvare? Senza stare vicino alla macchina. Non c'è la macchina. E qual era lo scopo della sua presenza lì? Ma, di star lì per che non venisse macchina o si fermasse macchina, allora, questo qui. Che non venisse macchina, quindi lei doveva... Macchine è un posto, in quel momento passò macchina. E se passava la macchina? Se passava macchina, che cosa doveva fare lei? E che dovevo fare? Ma lei aveva anche lui le macchine, era una strada di ho capito, ma se passa, ecco, lei sta in quel punto, viene, sbuca la macchina in fondo al rettilineo lì, perché è rettilineo. Sì. Cosa deve fare lei? Ma io dico, se passa le macchine, che fate? Allora, o c'è o non c'è la stessa cosa. Ecco, ma quando Pietro aprì lo sportello, sparò altri colpi? No, sul momento lì non sentiva altri colpi. Lo sentiva perché è andato dalla parte opposta. Poi non ha più sparato. Lo sa perché glielo dico? Perché sotto il sedile anteriore sono state trovate due bossole, sicché anche dentro sono state sparate le volte. Io mi sono allontanato dalla macchina. Quindi non è possibile che non siano state sparate le volte dal dentro. Ma io ho visto sparare dalla parte dei volte. Sì, ho capito. Lei dice che quando aprì lo sportello non furono sparate le volte. E io le contesto questa circostanza che è oggettiva. Allora, senta, la domanda è questa, sempre rimanendo in quel contesto del vicchio, no? La ragazza che viene tirata fuori dalla macchina, eccetera. Dice, quando lei vide il Vanni curvo sul corpo della povera Rontini, il Vanni ce l'aveva la pila elettrica di cui lei ha parlato per la prima volta l'udienza scorsa? La pila elettrica, l'udienza del 5 dicembre, l'avvocato Filastolo ha detto che dice, ma aveva una pila elettrica, avevano, se no come si vedeva? Di notte qualcosa gli aveva. Appunto. E la domanda non ci ha detto, no? Vuole sapere, quella pila ce l'aveva il Vanni o no? Quando il Vanni per vedere che facevo, se aveva qualcosa. Ah sì, eh? E sì. Come la teneva? Come la teneva? Così in mano, come la teneva. Ah sì, bene, andiamo avanti.
Una volta compiuti i tagli sul corpo della ragazza, con una mano sola, perché evidentemente con l'altra c'aveva la fila elettrica, no? Dice, era molto insanguinato lo spolverino del bagno. Come va a bere di notte? Io mi sono allontanato verso la sulla macchina. Io le chiedo questo. Questi fatti che lei ha raccontato di Scopeti, va bene? Sono successi di domenica? Sì. È sicuro? Sono sicuro, sì. Ci dice perché lei è così sicuro che era domenica? Era domenica. Voglio dire, lei ne ha parlato a diversi anni di distanza, no? Quindi, lei lavorava quel giorno, non lavorava? Ma e che lavorava di domenica? E di sabato? Certo. No, non lo so. E c'è tutta la sua partita. No, io voglio sapere, lasci per, faccia conto di non sapere se era domenica o se era sabato. La domanda è questa qui, lei quel giorno lì aveva lavorato la mattina? Sì o no? Se di domenica come fa a lavorare? Oh, benedetti Dio. No, no, si sta cercando di capire se per caso lei non si è sbagliato a indicare la domenica. No, mi sono sbagliato. Allora la domanda è questa, lasci perdere se era domenica non lavoravo. No, voglio sapere che si ricordi lei, quella mattina aveva lavorato? Sì o no? Se di altri giorni lavoravo fino alle 5. Quindi lei il giorno non aveva lavorato, di sicuro. È così. Se non faceva un po'. Ma se di altri giorni. Il sabato lavorava lei? No. Anemi il sabato? No. Allora perché lei si ricorda era domenica? Per quale ragione lei si ricorda che era domenica? Perché io mi ricordo preciso la domenica. È un cialto da dire. No. È sicuro? Sì, sono sicuro. Coi Pucci vi vedevate anche il sabato? Col Pucci vi vedevate anche di sabato? Siamo di sabato, domenica. Quindi vi vedevate anche di sabato? E qualche volta anche di sabato. Era stato il Festival dell'Unità quel giorno, la sera prima. Lei al Festival dell'Unità che c'era lì vicino, c'era stato quel giorno. Anzi, il giorno prima. Quale festa dell'Unità? Oh, c'era una festa dell'Unità lì vicino. Ma ci sa, tale. Se lo ricordo, non so, c'era oppure no? Se 20 luglio, un miliardo mia del mese venne. Siamo a settembre, no? Non a luglio non c'entra niente. Sto parlando di scoprire. Allora se perché mi fa la domanda della festa allora? Non so io. Perché so che c'era una festa lì, vicino. E le chiedo se lei c'era andato oppure no. Lei può dire no, non c'era andato, oppure sì, c'era andato, oppure non me lo ricordo. Ma non mi ha tanto difficile. No, non c'era andato. Lei non c'era andato. Quindi, praticamente, lei si ricorda la domenica perché era domenica. Sì. Anche se era di sabato, mi ricordavo che era di sabato. Però non era di sabato, è sicuro, non era sabato, sicuro. No, non era di sabato. Per ascoltare, sì. Lei, Lotti, lei... Sì, sì. Doveva stare lì all'imbocco della stradina e guardare, guardare che non passasse le macchine, che andasse non si fermasse. Bene. Se arrivava il Faggi con la sua macchina da solo o in compagnia, come faceva lei a riconoscere che era un amico del Pietro, del Mario, o era un testimone, uno che poteva fare la distanza? Io questa macchina l'ho vista anche. Ma no, no, lascia stare se poi l'ha visto o non l'ha vista. Come faceva a sapere lei? Ma io l'ho saputo dopo questa. E allora se l'ha saputo dopo, ma è possibile che gli hanno parlato dopo a cose fatte? Gli avranno parlato prima, perché se quello Faggi arrivava mentre diciamo si faceva il delitto o prima, capito? Ma a me quindi questa persona mi hanno ferito, io non lo sapevo niente, mi hanno ferito dopo qualche giorno di questa persona. Allora, io non credo che il Vanni e il Pacciano siano talmente stupidi, ma stupidi, da far venire una persona sul posto e non avvertire lei, che faceva il piantone lì.
Come so? Che ne so io adesso? A me me l'hanno spiegato così, poi non sapevo mai spiegare. Io voglio sapere chi, se Vanni o Pacciani, o tutte e due, gli hanno detto, prima di tutto se gliel'hanno detto, e poi chi dei due gli ha detto che facevano questi omicidi per portar via quelle parti che lei sa delle donne e per venderle. A me l'ha ferito così, che gli andava da cosa per prendere e per vendere. Poi chi dei due gliel'ha detto? Chi gli ha detto? Tutte e due? Vanni, Pacciani o tutte e due? Tutte e due. Insieme? Sì. In coro? Come in coro? No, voglio dire, uno dopo l'altro o in coro? In coro vuol dire io sono accanto a Vanni, cioè caro Lauti, sappi che tutte e due in coro, così, oppure un giorno lo dice uno, un altro giorno dice un altro. Come è andata la cosa? Questo gli è andato la mercatale da Piero. Chi è andata da mercatale? Questa persona, quella dove ho parlato. No, ma io voglio sapere il discorso, l'ha sentito lei o le sue orecchie? Sì. Voglio sapere quando e da chi l'ha benedetto, da tutte e due. Gli ho chiesto se gliel'hanno fatto insieme a questo discorso, mentre eravate tutte e tre insieme, o se invece gli è stato fatto prima da uno e poi da un altro. No, da tutte e due. Eravate insieme? Sì. Tutte e due insieme, va bene. Quando se lo ricorda e dove non se lo ricorda? E le date aumentano. Ma più o meno. Rispetto a delitti, prima di Baccaiano, dopo Baccaiano, prima di Scopeti, dopo Scopeti. Ma le ossa sono sempre dopo, non prima. Dopo. Quindi anche dopo gli Scopeti. Sì. Ora, a proposito della domanda che gli ha fatto poco prima il suo difensore, l'avvocato Bertini, lei ha detto che il Vanni gli aveva parlato di aver fatto gli omicidi precedenti. Sì, è così. Quindi innanzi? Sì. No, questo solo uno e basta, gli altri non so niente. Solo quello di Calenzano? E di un omicidio avvenuto nel 74 a Borgo San Lorenzo gliel'aveva parlato Vanni? No. Perché io ci ho avuto la mamma fino al 75, sicché queste cose non so niente. Dovevo stare insieme alla mamma. Ma l'ha detto lei e Vanni gli ha parlato degli omicidi precedenti, no? No, io non mi ha detto queste cose. Come l'ha detto? No. Ha detto numero di fatto. No, te l'ho detto. Beh, un dia sì. Io ho detto uno solo e basta, non quell'altro, se no non ci si... Gli parlava di queste cose, ha detto, non che ci sono tutti gli omicidi precedenti. Quindi comunque gli hanno parlato di uno solo, di Calenzano, eh? Entrambi ti ha detto la persona di Giovanni Faggio, mettiamo. E però del 74 gliel'hanno parlato mai a nessuno? No. Gli ho già detto, non so niente. Ma lei sa come è andato l'omicidio del 74? Non so niente. Sa che in quel caso non sa rispondo più, basta. Scusi. L'assiste su questo lì che non so niente. Perché deve dare assiste? Ma lei, non so. Ma lei dice che non lo sa e fine il discorso. Le sto chiedendo se lei sa che... Ho detto non so niente dei fatti lì. Perché la deve assistere se le cose non... nulla. Quindi lei non ha chiesto... No, non ho chiesto niente io. Ma faccia fine la domanda e faccia meno il prepotente, sa. No, perché che la neanche a fare? Ho detto un so niente io. Perché lei esiste su queste ore? Lei mi fa finire la domanda e poi dice non so niente. Ha capito, Lotti? No, con me un attimo la voce, perché sennò la... Volevo sapere, Lotti, se dopo che lei... aveva saputo che queste cose, questi delitti li faceva per vendere queste parti, se Vanni gli aveva detto per caso che nel 74 nessuno aveva tolto nessuna parte a nessuna donna. Io ho già detto, se no rispondo tu, basta. È meglio non rispondere. No, perché delle cose non so, scusi. Allora senta, altre due domande per finire. Quando lei ha parlato per la prima volta di essere stato agli Scopeti, e d'aver visto Vanni e Pacciani, questa cosa lei l'ha detta spontaneamente? Come spontaneamente? Sa che vuol dire spontaneamente?
che uno parla perché gli venga a parlare, dice le cose come stanno, perché sta davanti a un magistrato e dice guarda, allora gli dico le cose come sono e racconto. Così? Perché l'ho visto? Sì, ma lei lo disse perché lo voleva dire lei spontaneamente? Sì. Oppure perché qualcuno gli disse? No, per me non me l'ha detto nessuno. Nessuno gli disse che Pucci l'aveva visto lì e che Pucci aveva visto Vanni e Pacciani, nessuno glielo disse prima che lei parlasse e ammettesse questa cosa? Risponda sì o no? Quando ero con Fernando? Sì, no, quando venne interrogato. Quello ho detto, sempre fino ad ora. Prima di parlare. No, le dico io, Presidente. Prima di parlare lei, prima di mettersi a raccontare, l'aveva visto agli scopeti. Qualcuno degli inquirenti gli disse o non gli disse che Pucci aveva già detto che lei era lì, presente, era presente Vanni e Pacciani? Ma c'era anche Fernando, eh? No, no, ho capito bene la domanda. Allora risponda. Glielo disse o non glielo disse? Se ce l'ho io, ce l'ha anche Fernando insieme a me. Qui ci sono gli scoperti. Non capisco dove si può arrivare. Cerchi di ricordare quando lei ha fatto uno dei primi interrogatori. Va bene? La domanda è questa qui. Quando lei venne interrogato dalla polizia, dal magistrato, eccetera, prima che lei raccontasse di essere stata agli scoperti, di aver visto Vanni, Pacciani, eccetera, quelli che la interrogavano gli dissero che Pucci aveva già raccontato queste cose, sì o no? È stato interrogato anche lui. Ma lei o me assieme siamo stati interrogati. Ma glielo dissero a lei che Pucci aveva detto queste cose, sì o no? Sì. Benissimo. E quando poi lei ha raccontato, quando prima che lei raccontasse di Baccaiano, qualcuno le disse che era stata vista la sua macchina lì a Baccaiano, sì o no? L'hanno vista, certo, sulla strada lì. Ma glielo dissero a lei, sì o no? Come l'ha detto a me? Domanda l'avvocato, non sapere se gli quelli che la interrogavano, glielo dissero, sì o no? Se c'è la macchina mia? Sì. 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 Questo anche per quello che riguarda l'omicidio di Vicchio. Gli dissero che la sua macchina era stata vista diverse volte, sì o no? Sì. Allora, qualcuno gli disse o non gli disse che Vanni l'accusava? Che diceva che lei era uno di quelli che facevano questi delitti? No, questo non è vero nulla, allora gli ha detto lui. Bene, allora Lotti può andare, si accomodi, può stare pure qui in aula. Ma aspetti, no, mi dicono che lei ha risposto e non è vero nulla, l'ha detto lui, ma la domanda era diversa. Voglio sapere se qualcuno gli disse che Vanni la accusava, diceva gli inquirenti, quando lei parlava con quelli che li interrogavano, queste persone gli dissero: guarda Lotti, che Vanni dice, te tu c'eri, tu hai fatto queste cose, che tu sei te. Ma c'era anche lui. Ma glielo dissero sì o no? Dire. Glielo dissero sì o no? Sì. Oh,